Studenti del liceo classico Ruggero VII a lezione con il grande regista Pupi Avati, un incontro carico di emozioni previsto nell'ambito del Salus Festival al quale gli studenti si preparavano da mesi, che è andato al di là delle aspettative. Il regista bolognese, accompagnato da Pier Sergio Caltabiano, direttore della formazione del CEFPAS, è stato accolto dagli studenti al ritmo di musica, sua grande passione, con un video sulla sua biografia artistica e intellettuale. Gli studenti durante l'incontro hanno avuto la possibilità di conoscere un grande uomo che, oltre a parlare della sua vita professionale, ha parlato di sé, della sua vita, dall'adolescenza segnata dalla timidezza al suo sogno di diventare un grande clarinettista jazz, sogno accantonato dopo l'ingresso nella band di Lucio Dalla, musicista dal grande talento, alla sua esperienza come rappresentante di una nota ditta di surgelati, sino alla sua decisione, dopo aver visto il film 8 e mezzo di Fellini, di intraprendere la strada del cinema come regista. Strada tortuosa segnata agli esordi dal fallimento di 2 suoi film finanziati da un misterioso imprenditore. 4 i film che sono stati al centro della discussione con gli studenti: Il papà di Giovanna, Una ragazza d'oro, La seconda notte di nozze e Una sconfinata giovinezza. Abbiamo voluto dare un taglio educativo e formativo. Gli studenti sono stati invitati ad analizzare 4 film che lo stesso autore Pupi Avati ha segnalato alla nostra scuola. Si sono cimentati quindi nell'analisi filmica e nella lettura su diversi piani dei temi proposti dai film, che sono essenzialmente legati al dolore e alla malattia. È così come interpretata dall'autore. Il cinema, anche se non può funzionare come antidoto per combattere le malattie, può essere un efficace strumento per aiutare ad affrontarle in maniera più consapevole e serena. Si deve guardare alla vita a 360 gradi. Cioè in tutti i suoi aspetti, cioè il cinema non si deve precludere nulla. E quindi quello che sai della vita sai anche dei suoi aspetti che sono più penalizzanti. Allora certe patologie, soprattutto che mi sono interessate di più, che mi sono apparse più affascinanti, più incuriosenti e per le quali il cinema poteva essere più utile, sono quelle che riguardano la mente, la psicologia. Le patologie che riguardano le demenze senili, l'Alzheimer, i Parkinson o le follie, le bipolarità, le schizofrenie, insomma sono questi gli aspetti che per un narratore diventano più seducenti, più affascinanti. Allora mi sono occupato soprattutto di quelli.